Cari amici, questa domenica la Chiesa celebra la festa della Santissima Trinità. Mistero d'amore per la salvezza del mondo, potremmo intitolare questa come slogan questa domenica. Dopo le feste pasquali, la Pentecoste e il tempo ordinario, inizia ponendo al centro il mistero della nostra fede. Credere o non credere in Gesù, credere o non credere in Dio è una questione vitale. Credere è vivere, fidarsi di Dio è vivere. Rifiutarlo, essere chiusi a questo mistero d'amore, è sinonimo di morte. Ecco come le letture di questa domenica ci mostrano due apposizioni, due aggettivi che qualificano la persona, tra virgolette, di Dio. Misericordia e pietà sono le due parole, i due aggettivi che sia nel libro dell'Esodo ma anche nel Vangelo di Giovanni ci richiamano e ci definiscono la persona di Dio, amore infinito. Ascoltiamo il Vangelo di Giovanni. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Ecco, cari amici, il Vangelo che abbiamo appena ascoltato ci sottolinea tre verbi: dare, guadagnare e vivere. Tre racconti, tre verbi che raccontano come Dio si è totalmente donato all'uomo. Amore sino alla fine. Dio ha amato fino alla fine, a tal punto da dare il suo Figlio unigenito. Amare fino alla fine, ma senza schiacciare la libertà. Ecco l'immagine che possiamo avere di Dio. Parlare della Trinità, parlare di Dio non è che sia così semplice, tantomeno opportuno. Di Dio possiamo narrare, mostrare, illustrare le sue, in termini tecnici, tra virgolette, le sue gesta, le sue azioni salvifici, la salvifiche, il suo modo di agire per creare l'alleanza con gli uomini. Ma non possiamo definire Dio. Dio è l'essere perfettissimo, creatore e signore del cielo e della terra, ci ha insegnato il catechismo. Ma riusciamo a capire fuori dal nostro modo di pensare, ma nel nostro cuore riusciamo a capire Dio guardando e pensando all'amore. Se possibile, forse all'amore della nostra mamma. Penso sempre all'immagine che Giovanni Paolo I, il famoso Papa che visse 33 giorni, se non sbaglio, che definì Dio c'è padre e madre, l'amore di una mamma. L'amore di una mamma che dona la vita per i suoi figli, e nel momento in cui il figlio può fare, può litigare con la mamma, può fare qualcosa che non va, l'amore della mamma non finisce e aspetta che quel figlio possa ravvedersi e tornare. Ecco l'amore di Dio. Dio amore infinito. La mamma però non distrugge la libertà. La mamma è tale perché rende libero il figlio. Dio ci rende liberi, ci ama senza fine e non schiaccia la nostra libertà. Credere o non credere non è una domanda semplice, ma credere o non credere ne va della nostra vita. Dio è comunione d'amore. Padre, Figlio e Spirito Santo, tre persone uguali e distinte, tre persone che vivono in un vortice di legami, di pensiero, di volontà, di desiderio, di tutto, di
di volontà, di desiderio connesso tra loro tre, e non sono gelosi, non sono egoisti, donano l'amore, donano Gesù, donano lo Spirito Santo. Dio Padre dona la creazione perché ciascuno di noi sia salvo e possa entrare in questa logica d'amore. Ecco come la Trinità è immagine delle famiglie, un amore che unisce e non separa, un amore che rende liberi non privando della libertà, un amore che lega restando distinti nelle persone, un amore che è tale perché è dono gratuito senza alcuna ricompensa. Ascolteremo la prima lettura dove Mosè risale sul monte Sinai per la seconda volta per ricevere per la seconda volta le tavole della legge distrutte nel momento in cui Mosè si era arrabbiato quando avevano fatto gli israeliti avevano fatto il vitello d'oro. Dio si mostra il Signore, Dio di misericordia, pietoso, lento all'ira, ricco d'amore e di fedeltà. Questo è il nostro Dio, un Dio che non è giudice ma è amore, un Dio che non è nervosismo ma è pazienza, è bontà, è mansuetudine, un Dio che dona se stesso perché ciascuno di noi si senta amato e accolto. Cerchiamo di vivere la nostra riflessione sulla Trinità in modo libero, affidandoci a colui che ci ha accolto nel suo grembo, con il battesimo, con l'Eucarestia, con la cresima, e ogni volta che ci segniamo con il segno della croce, il nostro pensiero va all'unico Dio, in tre persone uguali e distinte. Che la Santissima Trinità possa essere l'oggetto del nostro credere e l'oggetto del nostro sperare. Buona domenica a tutti e buona settimana.